iniziamo, portiamo le gambe leggermente divaricate, lasciamo le braccia distese lungo i fianchi, chiudiamo gli occhi e qualche secondo iniziamo a concentrarci solo sulla respirazione. Andiamo a inspirare dal naso ed espirare dalla bocca. Cercate di respirare più a livello diaframmatico, quindi andate a gonfiare bene la pancia durante la inspirazione e andate a sgonfiare completamente la pancia durante la espirazione. Cercate di lasciare le braccia morbide, le spalle basse, mantenendo la colonna in estensione. I piedi sono bene in appoggio a terra e cercate di capire se il peso è bene in equilibrio tra tallone ed avampiede. Facciamo ancora due respirazioni complete. Inspiro, torno al centro e mentre espiro vado a cambiare lato, quindi vado una volta verso destra e una volta verso sinistra. Cercate di non abbassare il mento e cercate di seguire con lo sguardo il movimento. Inspiro nella fase centrale ed espiro mentre ruoto. Ancora, vai, inspiro ed espiro. E bene, facciamo ancora due, inspiro ed espiro. Facciamo l'ultima a sinistra, inspiro ed espiro. Torno al centro, vado a sollevare tutte e due le braccia verso l'alto, inspiro e inspiro, torno e mentre espiro allungo, cercate di mantenere le spalle basse, ma di estendere bene le braccia verso l'alto. Guardate avanti. Quando sollevate le braccia andate a espirare spingendo un pochino l'ombelico indietro. E ancora quattro, vai. Inspiro ed espiro. Ancora, inspiro ed espiro. Ultimi due, inspiro ed espiro. L'ultimo rimango con le braccia in alto, inspiro ed espiro. Mantengo, allungo, spalle basse, scapole vicine e vado lentamente a flettere la colonna da un lato. Torno al centro, in ed espiro, cambio. Ancora, in ed espiro, cambio. Ancora, in ed espiro, cambio. Ancora due, inspiro ed espiro. Vai che è l'ultimo. E torno al centro, scendo, scendo, scendo lentamente con le braccia, vado a divaricare leggermente le gambe e mi giro da un lato, ok? Da questa posizione andiamo a scendere lentamente solo con il ginocchio verso il pavimento, inspiro ed espiro, scendo, inspiro ed espiro, scendo. Cercate di andare lentamente e controllare il movimento, lo sguardo è sempre rivolto in avanti. Ancora, in e ancora quattro, ancora tre, ancora due, l'ultimo manteniamo giù.
Tieni la posizione, i piedi in avanti e completamente in appoggio, il ginocchio non supera la punta del piede. La gamba dietro è piegata e in appoggio solo l'avampiede. Tieni ancora 4, 3, 2, porta le braccia avanti, inspiro, 1, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, inspiro, 5, vai ancora, dai che ne mancano 3, vai che ne mancano 2, vai che ne manca 1, torno giù con le braccia lentamente e salgo, giro, giro, giro e cambio dall'altra parte, posiziono le mani ai fianchi e vado a scendere. Inspiro ed espiro, 1, inspiro ed espiro, 2, inspiro ed espiro, 3, inspiro ed espiro, 4, ancora andiamo lento, 5, vai, ultimi, manca 1, tieni giù, e andiamo, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, tenete, bene, sguardo sempre avanti, 4, ancora, 4, 3, 2, ultimo, lentamente, lentamente, lentamente e torno al centro, vado a chiudere e vado a sciogliere un pochino. Ok, torno ad aprire leggermente le gambe e rivolgo le punte dei piedi un pochino verso l'esterno. Ok, vado a scendere e proviamo a tenere la posizione qualche secondo, tenete lo sguardo rivolto in avanti, le spalle basse, l'ombelico che spinge dentro, il piede è bene in appoggio a terra, teniamo 8 molleggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apro le braccia, tengo ferme, fletto, tengo, inspiro, cambio, torno, salgo, ancora uno, inspiro ed espiro, tengo, 8 molleggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tieni, fletti, torno, inspiro, cambio, torno, lentamente salgo. Ok, unisco un pochino i piedi e sciolgo di nuovo. Ok, ora piano piano ci giriamo e andiamo a srotolare la colonna in avanti, flettendo la colonna una vertebra alla volta. Inspirate in posizione iniziale ed espirate durante la flessione in avanti. Partite dalla testa, lentamente lasciate cadere le braccia verso il basso, abbandonate il peso del corpo verso il pavimento, cercando la massima flessione della colonna in avanti. Se riuscite, mantenete le gambe completamente distese, altrimenti le andate a piegare un pochino. Quando arrivate a sfiorare con le mani il pavimento, inspirate ed espirate di nuovo per salire. Cercate di disegnare bene con la colonna una C
e cercate di spingere sempre l'ombelico verso la colonna, quindi andate ad attivare comunque la parte addominale. Inspiro e ancora espiro, scendo lentamente, lenti, molto lenti, lasciate giù il peso del corpo, abbandonate la testa verso il basso, flettete al massimo la colonna in avanti, ancora, 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 torniamo di nuovo, inspiro ed espiro, cercate in ogni ripetizione di scendere il più possibile, l'ultima volta, inspiro e mentre espiro lentamente scendo. Ora quando arrivate nella massima flessione della colonna in avanti, andate ad appoggiare le mani a terra, se non riuscite mantenendo le gambe distese le andate a piegare un pochino. Piano piano camminate, 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 camminate e appoggiate le ginocchia a terra. Andiamo subito su un fianco. Andiamo ad appoggiare la testa o sopra la mano o sopra il braccio che rimane disteso. Come preferite, se avete problemi alla cervicale è meglio mantenere il braccio disteso. Se invece state comodi così, non avete problemi alla cervicale, potete mantenere anche questa posizione. Allora, il braccio avanti è ben in appoggio a terra, quindi la mano effettua una leggera pressione sul pavimento. Andiamo ad estendere tutte e due le gambe portandole leggermente anteposte rispetto al busto. Da questa posizione sollevo la gamba destra o la gamba che è sopra e mantenendo il piede in estensione dorsale faccio dei piccoli slanci mantenendo il gluteo stretto e andiamo, vai, stretto il gluteo, piccoli slanci, diciamo che è il tallone che cerca il soffitto e vai ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mantenendo sempre il piede in estensione dorsale, vado a disegnare dei piccoli cerchietti. Fate attenzione a non muovere troppo il bacino. Quindi per fare questo dovete cercare di mantenere il massimo controllo a livello addominale. E ancora, vai, vai, e 4, 3, 2, uno, cambia giro dall'altra parte e via, 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 gluteo stretto, gamba bella distesa, piede in estensione e vai, e 4, 3, 2, 1, mantieni ancora, ok, ora da questa posizione vado a flettere e distendere il piede, quindi fletto ed estendo, flessione ed estensione dorsale, fermi con le gambe, tenete sempre l'addome stretto e andate solo a flettere ed estendere. Vai ancora, in e, in e, in e, e vai ancora gli ultimi 4, vai ancora 3, vai ancora 2, vai ancora 1 e rimango. Ok, ora da questa posizione andate a sollevare la gamba sotto come se deve raggiungere quella sopra. Quindi inspiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ora piccole sforbiciate, via, 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 ancora, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e stop, scendo, scendo.
posizionate, se volete, nella posizione più facile, le ginocchia in appoggio, altrimenti allungate le gambe e potete portarle o leggermente divaricate o sovrapposte, decidete voi. Allora, io lo faccio facile, Jessica un pochino più difficile, va bene? Quindi io appoggio le ginocchia, sempre faccio la pressione sulla mano, appoggio l'avambraccio e vado a sollevare il bacino. Pronte? Inspiro ed espiro, teniamo. Teniamo qualche secondo, eh? Alto il bacino. Inspiro ed espiro. Ancora resisti. E vai che sono gli ultimi. 5. Vai che sono gli ultimi. 4. Vai che sono gli ultimi. 3. Ultimi 2. Vai che è l'ultimo e lentamente scendo. Ok, ora piano piano andiamo a cambiare lato. Allora, come prima, ci allunghiamo bene su un fianco. Ricordatevi sempre di appoggiare la testa, di non lavorare con la testa sollevata, altrimenti caricate a livello cervicale. Ok, andiamo a posizionare bene le gambe distese. Il piede cerca l'estensione dorsale, il braccio avanti è piegato e effettua la mano una leggera pressione sul pavimento. Torniamo a sollevare la gamba che è sopra e facciamo degli piccoli slanci. Vai bene verso l'alto, eh? Vai, vai. Cerca la massima contrazione del gluteo e vai in ed espiro. La respirazione in questo esercizio è molto naturale perché il movimento è piccolino. E quindi respirazione naturale, inspira ed espira, ancora vai, stringilo, stringilo il gluteo, mi raccomando, vai, e attenzione a non muovere questa parte del corpo, nella parte centrale del corpo, quindi il core rimane sempre, sempre contratto, mi raccomando, e ancora 5, 4, 3, e vai, disegna dei cerchietti, andiamo, stretto, 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 il gluteo, vai, attenzione a non effettuare dei cerchi troppo ampi se non riuscite a mantenere il controllo del corpo, vai, teniamo ancora, via, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, vai, e via, 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 ancora, hop, 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 dai, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e sto mantenendo sulla gamba, fletti ed estendi il piede, su, fletto ed estendo, via, cercate di mantenere stretto, stretto il gluteo, stretto, stretto l'addome, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, e andiamo, dai, ultimi secondi, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, ultimi due, andiamo per l'ultimo, e sto mantenendo qua, sale la gamba sotto, chiudo, 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 vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vai con la sforbiciata, via, hop, hop, e, va, va, ancora, su, 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 andiamo, e, 5, 4, 3, 2, 1, e stop, e scendo. Ok, stessa cosa di prima, chi lo vuole fare più facile appoggia le ginocchia, chi lo vuole fare più difficile allunga le gambe, le apre leggermente, chi lo vuole fare ancora più difficile le sovrappone. Stessa cosa di prima, io faccio più facile, Jessica fa più difficile. Andiamo, appoggio bene l'avambraccio a terra, inspiro e mentre espiro sollevo. Teniamo qualche secondo, bacino alto,
sguardo avanti, colonna in linea, tenete l'addome strettissimo, ancora 4, ancora 3, ancora 2, ultimo e lentamente scendo. Ok, piano piano andiamo seduti, andiamo ad appoggiare bene la pianta del piede a terra e da questa posizione andiamo a srotolare una vertebra alla volta in modo che andiamo ad appoggiare tutta la schiena al pavimento. Inspiro e mentre espiro lentamente scendete. Lentissime. L'ultima ad appoggiare è la testa. Ok, qualche secondo, andate a posizionare la mano destra sopra l'ombelico e andate a concentrarvi solo sulla respirazione. Inspiro, gonfiate bene l'addome e mentre espirate sgonfiatelo completamente. Cercate il massimo allungamento assiale, quindi la colonna cerca la massima estensione. Come prima cercate di spostare la respirazione il più possibile a livello della pancia, quindi cercate una respirazione diaframmatica senza sollevare troppo il petto. Immaginate che quando espirate dovete appannare un metro avanti a voi, quindi in ed espira, come se dovete appannare un metro, uno specchio, Posizionate tutte e due le braccia distese lungo i fianchi, aprite gli occhi e andiamo ad allungare una gamba alla volta verso l'alto. Cercate sempre una massima estensione dorsale dei piedi e andiamo a scendere una gamba alla volta. Attenzione a mantenere l'addome stretto e ricordatevi la respirazione che abbiamo fatto prima. Inspiro, inspiro. Inspiro, fate attenzione, se scendete troppo con la gamba e si inarca la schiena, scendete di meno, quindi cercate in caso un movimento più corto, ma dove riuscite comunque a mantenere il controllo. Ancora, in, 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 4, 3, 2 e stop, fletto e abbraccio. Ok, torniamo ad allungare tutte e due le gambe in alto, di nuovo le braccia distese lungo i fianchi, inspiro. Inspiro, massimo controllo a livello addominale e attenzione come prima, se sentite che la schiena si stacca dal pavimento, effettuate un movimento più corto, più breve. In, le gambe sono unite, belle lunghe. Dai, ancora, in,
movimento di prima è più piccolo e più breve, quindi sono piccole sforbiciate. Hop, 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 e, vai. 4, 3, 2, 1, e scendo, giù. Ok, ora proviamo a rifarlo con un'inclinazione maggiore delle gambe. Quindi partirò da qua, pronti, in e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ancora, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Appoggio un piede alla volta, apro le braccia, inspiro e mentre espiro porto tutte e due le gambe da un lato. Cercate di mantenere sempre una parte del piede in appoggio a terra. Inspiro e mentre espiro rivolgete lo sguardo dalla parte opposta delle gambe. Inspiriamo e mentre espiriamo lentamente andiamo a cambiare lato, sia della testa, quindi sguardo dal lato opposto, e sia delle gambe. Tornate di nuovo al centro. Una gamba alla volta al petto, la afferrate con la mano dietro al ginocchio, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, dondolatevi, non appoggiate la testa, tenete i gomiti aperti. Ancora uno e mantenete la posizione seduta. Ok, da questa posizione andate a divaricare leggermente le gambe, aprite le braccia, mantenete la colonna in estensione, sguardo avanti, lentamente ruotiamo il busto, non eccedete nella rotazione, dovete mantenere il naso in linea con lo sterno. E ancora. E ancora. Strizzate la vita, eh? Ancora. In. In. Ancora due. Via che sono gli ultimi. L'ultimo di là. Tornate al centro, abbassate le braccia, ma ora mantenete le gambe un pochino più morbide e piano piano andate a sciogliere i muscoli del corpo. Facciamo un giro in senso orario, un giro in senso antiorario. Piove Maria? Sì, piove. Le manca che non vedi più le previsioni del tempo, eh? Sì. Però oggi piove. Vai nell'ultimo. Ok, piano piano andate ad unire le gambe. Passiamo in ginocchio. Appoggiate bene le mani sotto alle spalle, appoggiate l'avampiede a terra, inspiriamo mentre espiriamo, andiamo in burro vesciava. Andate a posizionare la testa in mezzo alle braccia, le orecchie sono in linea appunto con le braccia. Piano piano andate a spingere un tallone alla volta verso il pavimento. In. In. Fuori
l'aria mentre spingi verso il basso il tallone, eh? Vai ancora. Vai ancora. Ultimo. Ora proviamo insieme. Inspiro ed espiro. Spingi bene il tallone verso il pavimento. Come se il petto deve arrivare a terra. Quindi schiacciate bene la schiena. Cercate di estendere bene tutta la parte posteriore delle gambe. Ok, ora piano piano ristaccate il tallone e camminate con le mani verso i piedi. Piegate le gambe e torniamo a risalire come siamo scesi. Quindi una vertebra alla volta verso l'alto, sale. Ricordatevi che l'ultima a salire sarà la testa. Da questa posizione aprite bene il petto, abbassate le spalle e andiamo con tre bei respiri. Inspiro e fuori l'aria scendo. Inspiro e fuori l'aria scendo. L'ultima volta salgo, mi allungo bene verso l'alto e fuori l'aria scendo. E grazie a tutti.